Buongiorno a tutti. Prima di aprire l'udienza di oggi, ricordo a nome di tutto il collegio il presidente emerito Alfonso Quaranta, scomparso nella giornata di ieri all'età di 87 anni. La Corte Costituzionale, l'intera comunità dei giudici e il personale tutti perdiamo un uomo dal profilo altissimo, testimoniato non soltanto dalle decisioni che lo hanno visto redattore, ma anche da un corso professionale di grande spessore. Dopo essersi laureato nel 1956 all'età di 22 anni in giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli, relatore della sua tesi, il professor Giuliano Vassalli, nell'arco del successivo trentennio ha svolto le funzioni di procuratore dello Stato, avvocato dello Stato, magistrato ordinario e amministrativo, fino a ricoprire il ruolo di presidente di sezione del Consiglio di Stato dal 1981 al 27 gennaio del 2004. Da quella data, per i 9 anni successivi, ha ricoperto le funzioni di giudice costituzionale prima e di presidente poi della Corte Costituzionale. Nel corso della sua carriera di magistrato amministrativo, il presidente Quaranta ha ricoperto molteplici incarichi. Ha prestato servizio come capo di gabinetto, come capo dell'ufficio legislativo di numerosi ministeri ed enti pubblici e a questa instancabile attività presso le istituzioni il presidente Quaranta ha affiancato una dedizione anche all'insegnamento, come dimostrano gli anni di docenza presso l'Università La Sapienza di Roma e anche presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione. È una grande passione per l'attività scientifica, attestata da numerose pubblicazioni in diversi settori di diritto sostanziale e processuale. La sua è stata dunque un'attività, una vita molto intensa. E anche una presidenza lunga della Corte dal 6 giugno 2011 al 27 gennaio 2013, un periodo in cui ha avuto occasione di affermare la centralità di questo organo di garanzia, indipendente dalla politica, terzo, imparziale, che opera nella rigorosa osservanza del principio di collegialità e nella piena trasparenza del suo agire. Ci saranno altre occasioni per ricordare in maniera più approfondita e anche nel dettaglio la figura del magistrato, del giudice costituzionale e del presidente della Corte. Oggi mi limito a citare solo alcune decisioni che hanno contribuito a chiarire il riparto di competenze tra Stato e Regioni all'indomani della riforma del Titolo V. Ad esempio con riguardo agli appalti pubblici o alla disciplina delle comunicazioni elettroniche, ma anche la sentenza in cui si riconosce il diritto dello straniero non regolarmente soggiornante di contrarre matrimonio, adottata, e poi anche un'altra decisione importante adottata all'esito di un conflitto di attribuzione in cui si afferma la titolarità sostanziale del potere di grazia in capo al Presidente della Repubblica e si definisce meglio il contenuto di tale potere. Con commozione l'intero collegio dei giudici costituzionali, il segretario generale, il personale tutto della Corte si stringe attorno alla famiglia per la perdita del Presidente Quaranta. Vi chiedo di osservare un minuto di silenzio. Grazie.